Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Allora, ho pochissimo tempo, quindi cercherò di stringere il più possibile. Cominciamo dal canale YouTube di oggi. Oggi parliamo di Dylan Dubois, dove trovate il link al canale. Sorry Dylan, although I'm European, I don't speak French. Dylan è canadese, e nel suo canale ci dice «Pensateci, think about it». Vi piacerebbe imparare la scienza più bizzarra e la storia che sta dietro la cultura geek? E ce lo dimostro con i suoi video, ve ne segnalo alcuni che ho trovato particolarmente interessanti, comunque vi consiglio di iscrivervi al suo canale. Sono possibili le tartarughe ninja nella nostra realtà? Primo video che trovate sul doobly-doo. Poi ci chiede «Il videogame Destiny è il nostro destino?» Perché... ok, è ambientato fantascientificamente in un futuro post-apocalittico, ma non è mai successa una cosa del genere nel passato? Guardate il video, il secondo video sul doobly-doo, che è interessante, Destiny è il nostro destino? E infine, Cap Mario è forse il futuro del gaming? E tanto per restare sul gaming, ultimo video extra che vi segnalo sul doobly-doo, Mario è una GIF? O intendete GIF? GIF... Chiamiamola GIF, visto che quando io mi riferisco al Graphic Interchange Format io uso il termine GIF. Peraltro, prima di passare all'argomento del giorno, anni e anni e anni fa, con Asbesto Moleste, Zeus chissà chi è, avevamo realizzato un cortometraggio intitolato Roero.gif, che non ho, però se lo trovo lo carico su YouTube, oppure vi metto il link. Stay tuned! Mamma mia, che traffico! A questo punto parliamo dell'argomento del giorno. Una parentesi e poi una breve digressione. La parentesi è questa. Numero 1. Un robot non può fare del male a un essere umano, né può, con la mancanza di una sua azione, lasciare che un essere umano venga ferito o ucciso. Numero 2. Un robot non può danneggiare un altro robot, a meno che questo non vada in contrasto con la legge numero 1. Numero 3. Un robot non può danneggiare se stesso, a meno che questo non vada in contrasto con la prima e la seconda legge. Sono le tre leggi della robotica di Asimov, e mettiamole per un istante da parte. Anni fa, questo è il racconto di Francesco, un amico di Francesco, dopo quella che possiamo definire una ricerca matta e disperatissima, trovò e riuscì ad acquistare un paio di occhiali da sole Ray-Ban. Non un paio di occhiali da sole Ray-Ban a caso, ma quei Ray-Ban, quelli originali a goccia con la stecca addosso. Esce di casa, si mette questi occhiali, proprio la prima uscita, incrocia un gruppo di persone, una bambina di pochi anni lo indica: «Papà, guarda, gli occhiali di Pietro Taricone!» Pace all'anima di Pietro, ma definire i Ray-Ban con la stecca addosso gli occhiali di Pietro Taricone te fa cascare le braccia e molte altre parti del corpo. Ora ritorniamo alle tre leggi della robotica. Perché io le ho citate a memoria, dovrei andare a cercare il testo corretto, ma soprattutto mi sarebbe piaciuto trovare il testo corretto, il testo o una bella traduzione, stamparla in un formato simpatico, metterla in una cornice a giorno e piantarmela in ufficio. Una cosa che ho sempre detto mi piacerebbe tantissimo fare, e non la faccio per un solo motivo.
perché mi aspetto il figlio di qualche cliente che guardandola fa: «Oh, guarda, papà! Come nel film Io Robot di Will Smith!» E mi cascherebbero anche a me le braccia, le gambe, mi smolterei. Ed ecco quindi la mia domanda. Distruggere un mito con la semplicità. Vi è mai successo di vivere un'avventura come i Ray-Ban che diventano gli occhiali del personaggio del momento, o, non so, le leggi della robotica di Asimov che sono diventati e possono diventare la frase di un film? C'è qualcosa che vi è successo nel corso della vostra vita che vi ha veramente fatto cascare le braccia e fatto dire «sì, vabbè, ma così non...» Ditemelo, raccontatemelo nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Ragazzi, sono Grizzly, questo è tutto, noi ci vediamo domenica prossima, se vi è piaciuto questo video potete fare pollice in alto e condividerlo con gli amici, e se vi è piaciuto e non l'avete già fatto potete anche iscrivervi al mio canale, è gratuito, e soprattutto riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo vlog. Grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima!